È stata una partita molto maschia, molto combattuta, un bel evento, una bella croce di pubblico, due difese sicuramente toste che si sono incontrate, si sono affrontate, c'è anche il punteggio che è stato abbastanza basso, con percentuali di tiro sporcate. Cosa posso dire? Se devo guardare, diciamo così, il bicchiere mezzo pieno, posso dire che abbiamo avuto la capacità di recuperare due volte, due o tre volte, 10, 8, 10, 11, 12 punti di svantaggio e alla fine addirittura nel quarto quarto mettere in casa avanti, in più 5, però al tempo stesso possiamo recriminare su alcune, diciamo, su alcune situazioni che potevamo gestire meglio, sia nella qualità della nostra difesa sull'arco dei 40 minuti che su alcune scelte in attacco, sempre sull'arco dei 40 minuti. Quindi questa partita su un campo difficile, su un campo di una squadra che ha vinto a Udine, ha perso l'ultimo tiro a Forlì, ha vinto recentemente in casa della Fuoristudio, quindi contro una squadra come questa non è mai facile, quindi abbiamo, diciamo, abbiamo il feedback, abbiamo compreso che noi ce la possiamo giocare fuori casa, assolutamente. Sei orgoglioso di essere e di aver raggiunto questi traguardi con la Benedetto? Sì, molto, credo che lo debba anche essere, sono sicuro che sarà così il club e anche chiaramente tutti i nostri tifosi, perché è stato raggiunto qualche cosa di storico, era già storico giocarsi il quarto di finale in casa, perché voleva dire aver raggiunto uno dei primi due posti, tra l'altro al pari merito per vittorie e sconfitte con chi è arrivata prima, cioè Forlì, ma aver vinto oggi è ancora un qualche cosa di incredibile, e quindi lasciatemi fare due ringraziamenti. Il primo lo vorrei fare al mio staff, che comprende ovviamente tutti quanti, compresi i dottori fisioterapisti eccetera, ma soprattutto al mio staff, io lo definisco di ufficio, perché comunque noi questa settimana abbiamo giocato tante partite, c'è stato l'infrasettimana con San Severo e poi la partita con Mantova, c'è stata la partita con Chieti e poi c'è stata subito la partita con la Fortitudo. 19 squadre si sono riposate, anzi, direi la verità, 21, perché Forlì giocherà credo a gennaio contro Torino. Noi invece siamo rimasti qua, ci siamo allenati, abbiamo dato dei giorni di riposo, ma non quanti volevamo, perché dovevamo comunque sia inserire un nuovo giocatore, come avete visto stasera, che è stato Mussini, e quindi il lavoro che Andrea, Emanuele e Jacopo fanno in ufficio, sgravandomi tanta roba e permettendomi di concentrare solamente sulla preparazione della partita, è veramente molto importante, li ringrazio. Detto questo, ovviamente l'altro ringraziamento va alla prova dei miei ragazzi, perché secondo me oggi hanno giocato veramente una partita solida, prima di tutto in difesa, perché comunque tenere Treviglio a 66 punti è veramente un dato eccezionale. Chiaro che alla fine purtroppo per loro, e dispiace anche a me perché comunque un giocatore di stimo, si è fatto male Marini, però è anche vero che poi dopo l'avevano riaperta meritatamente con i canestri di Sacchetti, anche se poi noi abbiamo avuto la forza di non disunirci quando abbiamo preso il break e abbiamo continuato a giocare. E poi anche in attacco, perché comunque sia, secondo me abbiamo giocato veramente a tratti una bella palla a carenza. Paradossalmente abbiamo segnato i tiri più difficili e abbiamo sbagliato veramente una quantità di tiri aperti importanti, ovviamente quello, uno di Mussini, uno di Toscano, uno di Tomasini, l'ultimo di Arci, e questo mi fa veramente molto piacere, perché io sono un fervente sostenitore e al di là di tutto la palla si deve muovere, e quando si muove si tira aperto va sempre bene, poi entra o esce, fa parte del gioco. E questo non era facile, perché comunque sia Mussini aveva fatto una full immersion in 3 giorni tra regole offensive e difensive, che non era facile da assimilare. Ci sono giocatori
che giocano con me da anni, ci sono giocatori che comunque lavorano dal 17 di agosto, lui ci conosce da 3 giorni, c'è stato dentro e credo possa solo migliorare, però credo che stasera veramente sia stata vissuta un'altra nottata magica e di cui siamo veramente contenti, ci piacerebbe riposare un po', non c'è tempo perché adesso si aprirà un gennaio veramente complicato e ci dovremo far trovare pronti.